Un impressionante nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio di giovedì su Sala Consilina. Le immagini amatoriali riprese da Barbara rendono perfettamente l'idea dell'enorme massa d'acqua scaricata in pochi minuti intorno alle 18 e che ha colpito in modo particolare l'area di Contrada Taverne e di via Madonna delle Grazie, allagando completamente la strada provinciale 49. Disagio ovviamente per tutti i mezzi in transito ed atmosfera davvero surreale con un pallido sole che faceva capolino al di là delle nubi. Si tratta dell'ennesimo episodio caratteristico dell'estate 2018 che ha alternato quasi quotidianamente sole e pioggia anche nel Vallo di Diano, con alcune zone del territorio valdianese di volta in volta prese di mira da vere e proprie bombe d'acqua con gocce di pioggia che come proiettili si abbattono a una velocità impressionante in momenti concentrati della giornata. Un chiaro esempio dei mutamenti climatici con i quali ormai ci si deve abituare a convivere e sui quali è opportuna anche una riflessione da parte delle istituzioni valdianesi e delle autorità preposte per programmare interventi preventivi, considerando i rischi frane e alluvioni presenti in buona parte del territorio. Fortunatamente l'ennesimo nubifragio estivo non ha comportato danni alle persone, ma non sono mancati gli allagamenti dei locali seminterrati, garage ed abitazioni, in particolare in Contrada Taverne. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e secondo il sempre affidabile Giuseppe Stabile di meteocilento.it anche nel prossimo fine settimana le previsioni meteo non si discostano dal trend caratteristico di quest'estate. In particolare nella giornata di sabato il cielo nel Salernitano sarà irregolarmente nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità sui settori più settentrionali della provincia dove non si esclude la possibilità di rovesci temporaleschi. Le precipitazioni interesserebbero maggiormente le aree costiere. Nella giornata di domenica in Campania e Basilicata non dovrebbero mancare ancora piogge e locali rovesci, mentre nelle vicine località balneari calabresi si prevede tempo soleggiato con possibili annuvolamenti. Chiudiamo, se no mo passa la grande di vento. Chiudi.